Ma che cazzo dici? Cioè, allora, Free Effetto di Salotti di Pure Pipe Italiana, in questo video andremo a smentire una cosa bellissima! Ossia tutte le stupidate che stanno circolando sulla Season 5! Yeah! Ma lasciate anche voi un like e iscrivetevi a questo canale se volete scoprire tutte le novità sul Season 5 e su tutto quello che riguarderà il pass battaglia della stagione numero 5! Detto ciò, andiamo al video! Andiamo a leggere questa stronzata. Articolo scientifico credibilissimo, pubblicato, ritradotto da Fortnite Italy, una pagina Telegram che segue e di cui conosco un po' gli admin, e leggiamo un po' i leak della stagione 5. Ve lo dico già, gran parte di voi hanno sicuramente già visto questo articolo portato da altri youtuber, però mi sa che io darò un tocco molto diverso rispetto a tanti altri youtuber. Poi non lo so. Allora, notizia presa su Reddit da The Internet Explorer. Ok, quindi mettono anche le fonti, benissimo. Ok, ormai tutti hanno sentito parlare di Internet Adam. No, mai sentito prima. Un profilo di Reddit che ci spoilerò tutta la season 4 e su dove sarebbe caduta la meteora. Aveva tirato a indovinare e gli è andata bene. Adam sosteneva di avere un amico che lavorava per Epic Games. Anche io ho la PlayStation 7, però in garage non posso farvela vedere. Io sono l'amico di cui parlava. E se non mi credi, leggi questo, aspetta l'arrivo della prossima season. E se poi tu dici stronzate, in realtà non è niente vero, cosa faccio? Dove sono i tuoi contatti? Cos'è, ti picchio? Cioè, cosa faccio? Il rifugio ritirato scomparirà lentamente finché non rimarranno solo alberi e la torre. Altre orme di dinosauri saranno disperse in questo posto. Le piante cresceranno ovunque, la zona sarà ribattezzata giungla giurassica. Quello che una volta era il rifugio sarà presto una grotta con uova di dinosauro. Una grotta si troverà anche dietro la piccola cascata, collegata a quella con le uova. I forzieri potranno essere trovati nella grotta, nella torre o dietro la cascata. Oh, ci saranno anche i dinosauri. Già qua non ci credo. Perché? Perché se c'è stata un'orma vicino Boschetto Bisunto, ma allora faranno lì i dinosauri, no? No, li fanno da tutt'altra parte della mappa. Cioè, primo concetto falsissimo. Ma il vero fatto è, ma secondo voi veramente aggiungeranno i dinosauri? Perché questo discorso ve lo faccio meglio in seguito, ma il fatto è che aggiungere cose animate alla mappa comporta lag dei server e comporta lag dei giocatori, perché ogni singola console, ogni singolo PC, ogni singola roba deve renderizzare questi dinosauri, questi animali, questi esseri animati. Quindi chiaramente quando c'è qualcosa di animato le console laggano. Per esempio, tanti si lamentavano del fatto che da quando c'è la crepa in cielo lagga tutto, o comunque c'è più lag. E per forza, perché le PlayStation devono renderizzare tutto questo, devono... Cioè, la crepa è costante nel cielo e rompe, e rompe. Figuratevi un insieme di animali che si muovono, cioè sarà peggissimo. Tipo, se già il calo di frame rate di questo gioco quando ci sono tanti nemici che vengono caricati è altissimo. Figuratevi, provate a buttarvi a pinnacoli, così capite. Comunque, il motel scomparrà del tutto e diventerà una location chiamata Wild Western, e al suo posto verrà messo un saloon. Nelle vicinanze ci sarà un carcere. La prigione sarà un piccolo edificio delle dimensioni del vecchio motel. Le carrozze, gli animali morti e i cavalli saranno disseminati nell'aria. Le rotaie del treno con il treno e il salone avranno cassapanche e scatole di munizioni. Questa forse è la cosa più credibile che possiamo credere, tranne per il fatto della prigione. Questa mi puzza un po' perché c'è già una prigione. Perché mai dovrebbero reinserirla? Boh, vabbè, non importa. Il campo da calcio, aggiunto da poco, diventerà la piramide di Giza. La statua del leone che sta nel campo sarà la Sfinge. Non so quale statua del leone si parli, ma vabbè. Le piramidi saranno accessibili da ogni lato e dalla cima. La Sfinge sarà accessibile solo da dietro. Anche gigantesche dune, cioè dal culo, anche gigantesche dune di sabbia saranno presenti intorno all'area. I forzieri e le scatole di munizioni potranno essere trovate in tutte le aree menzionate sopra. Ma ragazzi, ma vi rendete conto che questo articolo l'avrei potuto scrivere io in preda, tipo dopo che ho fumato qualsiasi cosa possibile e immaginabile? Mi metto, scrivo qualsiasi stronzata perché qualcuno ha detto forse sarà sul Far West, qualcuno ha detto forse sarà sui pirati, qualcuno ha detto forse sarà sui dinosauri, qualcuno ha detto secondo me sarà sugli animali. Cosa hanno fatto? Beh, prendiamo tutto insieme e scriviamo un articolo tutto insieme. È come se per il prossimo pass si pensasse che ci saranno i ninja e i bidelli, e quindi nel dubbio facciamo che metà isola sarà dei bidelli, metà isola sarà dei ninja, così siamo a posto e facciamo contenti tutti, perché è quello che sta succedendo in questo articolo. Questo articolo è fatto solo per fare scalpore, per farci mille video sopra, eccetera, e tutti gli youtuber che pensano di saperne una più del diavolo e appena leggono tipo una frasetta in più fanno un video da 20 minuti solo per parlare di quella frase. Comunque, la zona dei pirati sostituirà Putrido Pantano, infatti i pirati
ve ne parlavo giusto 2 secondi fa. Ci saranno navi pirata sulla sabbia, un accampamento pieno di... Ah sì, perché forse non l'avete capito, è la prima volta che sto leggendo questo articolo. Cioè, magari non mi credete, però è vero, cioè lo sto leggendo in diretta. La zona dei pirati sostituirà appunto di abbondanza, c'era una nave pirata sulla sabbia, un accampamento pieno di oro, decorazione. Teschi, cannoni e una grotta dove potrai entrare e lootare. Le barche e la grotta avranno forzieri da aprire. E poi, secondo voi, un dipendente della Epic Games parla così e dà tutte queste informazioni? Ci sarebbe da denunciare sto tipo? Poi vabbè, non importa, non importa. Approdo avventurato verrà rimosso, dato che si trattava di una località a tema stagionale. Ma che cazzo dici? Cioè, allora, Approdo, che è una delle città più belle di tutta la mappa di Fortnite, perché è l'unica diversa dalle altre, perché hai lo stile giapponese, che ci sta una vita. Cioè, ci sta veramente una vita che ci sia. No, lo cavano. Ma perché? Ma perché? Che è... Mi sa che mi chiama il corriere. Dimmi te, sei corrieri, per non disturbarmi mentre registro i video. Oh, sta gente, no, non ha del rispetto, non ha. Cioè, comunque stavo dicendo che Coso a Prodo Venturato è l'unico posto diverso da tutto il resto della mappa, perché tipo Borgo Bislacco e Corso Commercio sono identici, cioè le case sono identiche, così come a Parco Pacifico. Cambiate un po', Dio, lasciate quella mappa. No, no, vabbè. Poi, ecco, e questo è la cosa che mi ha fatto dubitare più di qualsiasi altra roba in tutto l'articolo. Scusate, ma ho corso un sacco. Allora, gli animali saranno aggiunti nell'universo di Battaglie Reali, ma saranno solo delle decorazioni. Se proverai a passarci sopra, verrai fermato e avrai possibilità di romperli. Ma che cavolo? Cosa sono, di vetro? Tipo, gli tira una picconata e si rompe. Cioè, ma continuiamo a leggere e poi ve ne parlo. Un T-Rex sarà in piedi nella giungla giurassica, rifugio ritirato, e un pterodattilo volerà intorno alla torre. Perché, chiaramente, tutta l'area torna nel giurassico, ma la torre c'era già dal tempo del giurassico. Ma vabbè. Poi i cavalli trotteranno legati intorno al salone e al carcere situati al Wild West. I cammelli vagheranno intorno alle piramidi e sulle dune. I pappagalli voleranno intorno alla zona dei pirati putrido pantano. Le colline infestate avranno pipistrelli che voleranno intorno ad esse. Landeletali ed acrianarchici ospiteranno mucche e pecore nei fienili e cavalli nelle stalle. Il costume livello 100 del pass sarà l'olandese volante, un pirata. Il nome ufficiale della skin è The Cursed Captain. Il costume livello 1 sarà The Explorer, che sarà come Indiana Jones. Uno dei costumi sbloccabili nel pass sarà lo scienziato viaggiatore del tempo. Non esiste ancora un nome ufficiale, sarà lui a cercare di chiudere tutti i portali. Fondamentalmente ti ho appena detto tutte le cose nuove, importanti, che arriveranno su Battaglia Reale. Fai di queste informazioni ciò che vuoi. Queste informazioni non sono ufficiali, non sono confermate, ma a noi sembra essere tutto vero ciò che dice. In fondo c'è l'antichità, c'è i pirati, c'è il West. C'è tutto ciò di cui si parlava in questi giorni, ma adesso non ci basta che aspettare, arriva la season 5. È l'ultima cosa che scrivono qua. Allora, partiamo da questa... Anzi, no. Prima partiamo dal discorso degli animali. Secondo voi, mettono gli animali su Battaglia Reale che si possono spaccare, che li puoi sparare? No, ragazzi, no. Perché poi tutti gli animalisti andranno a rompere il cazzo. E fanno anche bene, Non puoi... mettere in un gioco dove addirittura quando voi uccidevate qualcuno una volta appariva il teschio come su Overwatch e a destra c'era il teschio tipo delle kill, ora c'è un mirino. Perché? Perché questo gioco cerca di essere meno violento possibile nonostante sia un gioco di guerra, quindi qualsiasi cosa, teschi, sangue, non ci sono. Figuratevi se ci sono gli animali che puoi andare a sparargli. Cioè, veramente tutti gli animalisti faranno uno scandalo. Il gioco più giocato del mondo sarà un gioco tipo criticato da tutti perché puoi uccidere gli animali. Che tipo di esempio è? Bla 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 bla. Secondo voi lo faranno? Cioè, devono essere proprio handicappati? Non lo faranno mai. Oltre al discorso che c'è l'aghi immane ad aggiungere tutte ste robe qua. E fidatevi che sarà così. Perché quando metteranno i cammelli e gli uccellini che volano, vi renderete conto che avevo ragione. Che aumenterà il lag. Perché? Perché se già adesso state un po' laggando, aumenterà e basta, perché c'è più roba da caricare. Ma io vi ho avvisati, sia chiaro. Andiamo all'ultima frase. Queste informazioni non sono ufficiali, non sono confermate, ma a noi sembra essere vero tutto ciò che dice. In fondo c'è l'antichità, ci sono i pirati, c'è il West, c'è tutto di cui si parlava in questi giorni. Ma è lo stesso discorso che ho fatto prima. Ma se ne parlava da dove? Cioè, cos'è? Cosa sei tu? La verità assoluta che sei andato dalla Epic Games e hai detto vediamo un po', analizziamo il file, bla. Pirati, sì. Oh sì, Far West, oh, antichità. Allora, è vero, secondo me, che il pass sarà sul Far West. Questo posso esserne sicuro. Ma i pirati, i dinosauri, l'antichità, sono tutte...
stupidate che si è inventato qualcuno, se l'hai proprio inventata di sana pianta, e allora se ne parlava in questi giorni. Ma se ne parlava da dove è saltata fuori questa roba? È ovvio che questo articolo è saltato fuori dopo, quando ormai se ne parlava già, quindi uno che ha scritto l'articolo sapeva che cosa scrivere, sapeva che doveva scrivere robe sulla Far West, sull'antichità, eccetera. Ma se vedete tutte queste informazioni sono falsissime, potreste averle scritte anche voi che state guardando questo video, cioè non è che ci voglia chissà che robe, cioè non c'è scritto niente sul visitatore, sul bunker segreto, su tutti i varchi temporali che stanno spazzando via le robe. Per esempio non ha parlato di Boschetto Bisunto, eppure anche lì c'è un portale temporale. E allora cosa significa? Perché non ne ha parlato? Perché evidentemente che questo articolo è finto e tutti quegli youtuber che lo spacciano per vero, ma come si fa a credere a ste robe? Cioè io mi chiedo, ma veramente, ma come si fa? Una cosa è, ci sono i data miner che vanno a scavare nei dati di gioco, tirano fuori del materiale e lo pubblicano. Ok, quello è veritiero, perché quella cosa c'è nel gioco, ma quando arriva un articolo con nessuna prova, nessuna, boh, cioè veramente, ma come si fa a credere? Ma come si fa? Boh, vabbè. Anche oggi ringraziamo la pura fibra italiana, Sharon qua, grazie mille per essere iscritti. Noi siamo già in 152.000 e cresciamo sempre di più. Commentate con quello che ne pensate voi di queste cose. Secondo voi sono vere oppure sono finte? E perché? Condividete le mie idee? Ditemelo. Condividete anche il video con i vostri amici, compagni team, così che anche loro possano vedere al meglio e capire che evidentemente le cose dette sono un po' fintine. Vi ricordo di lasciare un like se vi è piaciuto il video e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!